candidato sindaco di tutto il centrodestra, ma per la lista Cambia Passo c'è un titolo di preferenza in più. Beh, la lista civica del sottoscritto è la lista civica Fano Cambia Passo, Luca Serfilippi sindaco. Ci sono tante persone di qualsiasi genere e natura che voteranno sicuramente la lista civica Fano Cambia Passo. Siamo il vero civismo della nostra città, abbiamo una lista di 24 candidati di tutti i quartieri. Per noi i quartieri devono tornare al centro della vita politica della nostra città, con l'istituzione dei consigli di quartiere, che è la prima azione che porteremo avanti nei primi 100 giorni, coinvolgendo associazioni sportive, associazioni culturali e liberi cittadini. Abbiamo bisogno di riavvicinare i cittadini alla politica, abbiamo necessità di una maggior cura dei quartieri periferici della nostra città. Tutti i quartieri che ho incontrato, 24, mi hanno chiesto maggior partecipazione, maggior decoro dal verde alle strade, le buche, le panchine, i parchi giochi. Sembrano piccole cose, ma sono importanti per la vivibilità della nostra città. La lista civica Fano Cambia Passo ha la priorità nei quartieri. Siamo l'unica lista che è stata presentata all'interno di un quartiere, il Poderino, un quartiere importante dove ci sono stati anche diversi episodi di sicurezza che bisognerà affrontare insieme anche all'associazione Vivere il Poderino. Noi siamo la lista dei quartieri della nostra città. Ecco, la sicurezza è uno degli obiettivi che si coniuga meglio, voglio dire, con i quartieri, perché i quartieri hanno bisogno di sicurezza. Si è parlato tante volte di vigili, di quartiere, di controlli decentrati, però insomma la situazione è un po' langue. Ecco, come intendi assicurare questa protezione in più a chi vive in queste comunità? Ma le telecamere sono fondamentali, ma non bastano. A nostro avviso è fondamentale potenziare il corpo degli agenti di polizia locale, quindi assumendo nuovi vigili, ma soprattutto facendo uscire dagli uffici diversi vigili che sono all'interno del comando, che hanno anche la qualifica di agente. Bisogna modificare la turnazione per anche favorire, ad esempio, delle pattuglie notturne che possono girare tutta la città di Fano. È fondamentale sicuramente la sinergia, ma devo dire che su questo è stato fatto un grande lavoro anche dalla comandante con le altre forze dell'ordine. Ecco, si può secondo me fare di più già dal giorno dopo. Ed ora si riparte il giorno dopo, si riparte proprio con un nuovo tour nei quartieri? Sì, lunedì inizieremo come coalizione il tour nei quartieri che abbiamo chiamato i quartieri al centro. Per noi è fondamentale parlare casa per casa con i cittadini, riavvicinarli e farli andare a votare, ma soprattutto parlare con chi ha un'attività economica ed è in grandissima difficoltà al giorno d'oggi a tenerla aperta. Cerchiamo di capire le esigenze e spieghiamo il programma, perché sono l'unico che parla di programmi e di che cosa vogliamo per migliorare la nostra città. Ecco, per migliorare la città, soprattutto i quartieri, occorrono anche decisioni sul piano regolatore. Il piano regolatore approvato ha delle iniziative, come per esempio le community hub nei quartieri. Voi cosa proponete? Ma le community hub, che a me piace parlare di spazi di comunità, sono delle bellissime idee, ma che non verranno mai realizzate dal comune, quindi è chiaro che bisognerà parlare con gli imprenditori, perché una delle esigenze vere della città di Fano è ad esempio il tema della casa. Dentro alcuni comparti edilizi mi auguro che possano nascere appunto delle case di comunità. Devo dire che su questo c'è stato anche l'impegno della diocesi in questi anni, penso al Vallato, a Sant'Orso, a San Lazzaro, però serve ancora di più incentivare la partecipazione dei cittadini con dei luoghi e degli spazi attrezzati.